that you love me, that you really want it. Fagarti nel filtro, told you that I'm sorry. Tu mi fasci pass, piacerei mi fasci pass, piacerei andare. Benvenuti signori, io sono Luis del Calcio e benvenuti in questo nuovissimo video. Ben ritrovati ragazzi, finalmente su Software Manager 2024. Benvenuti nella nuova carriera allenatore, che presto vi andrò a svelare la prossima squadra che della carriera su Software Manager 2024. Questa carriera sarà portata finché non mi arriverà IFC, ovviamente. Quindi ragazzi, vedo la novità di quest'anno, crea il club, ma noi ovviamente useremo un club normale, ragazzi, però non c'è da escludere che proveremo anche questa modalità. Quindi ragazzi, non va a cavolo. Così a cavolo, ok, non va a cavolo. In Europa ovviamente, in Inghilterra. Ovviamente c'è la Premier, tutti i vari campionati, ma qua in Italia ragazzi, qua c'è anche la... Non c'è la Serie C, che peccato. Pensavo che ci stava. Va bene ragazzi, guarda quante squadre, ragazzi, il Catanzaro, il Venezia, poi ci sono tutte le nuove squadre. Ma noi ragazzi, ovviamente, ragazzi, la squadra che andremo a scegliere è il Napoli. Ben signori, benvenuti nella carriera allenatore con Napoli su Soccer Manager. Qui al massimo abbiamo il Napoli con i dati reali, con tutte le rosse, con le rosse aggiornate, con la maglia ufficiale. E allora, stadio Diego Armando Maradona, pure lo stadio ufficiale, grandi. Prendiamo il controllo e salviamo la partita. E grandi, siamo nella caricamento, ovviamente, scritta di caricamento. Vabbè, un po' tutto in generale ragazzi, eccola qua. Abbiamo lì Oliveira, Osimhen, Politano, Zielinski, Lobotka, Rachmani, Juan Jesus. Eccola qua il nostro Nathan, che è un 75, madonna ragazzi. Ma sono proprio fatti così, non li ho mai visti. Contini, Terbin, il 4-3. Ok ragazzi, questa è la... Andiamo in casa. Ah bello, questa è la schermata principale che già sappiamo. E queste ragazzi sono gli amichevoli. Allora ragazzi, in questo, visto che è l'episodio 000, che poi nella prossima puntata cominceremo il ritiro, vorrei spiegarvi il progetto. Poi hanno messo l'allenamento, l'osservatore, gli sponsor e il rapporto osservatore. Assegno l'osservatore, che mi interessa molto vedere, che oggi conosciamo solamente quello. Ok, questo è il nostro, diciamo, quartier generale. Qua possiamo caricare il talent scout e i rapporti, e andare sui rapporti. Ritorno, mamma mia ragazzi, bello lo stadio Maradona. Possiamo anche migliorare, che questa è la classifica. Poi ci sono le coppe nazionali, che non ci interessano, e quelle internazionali come la Champions e l'Europa League. E quelle, il mondiale volevo dire, e quelle continentali sarebbero la Champions, Europa League. Cosa fa Champions League? Ecco qua ragazzi, noi siamo col Napoli, Lazio, eccetera eccetera. Allora, squadra non so cosa sia. Ecco lo stadio, ecco, andiamo su. E qua ragazzi, voglio migliorare, qui abbiamo 0 euro quindi ovviamente. Oh, l'allenamento, quello che interessa tanto a me. E quindi strutture di allenamento, consigli di gestire di allenamento. Ok, va bene. Allenamenti speciali, 2 per settimana. E allenamenti speciali, rapporti sugli allenamenti. Che i rapporti sugli allenamenti ci servono. Noi della forma stanno tutti messi bene. Vabbè, ovvio. Quindi il settore giovanile, ragazzi, qua lo voglio migliorare fin da subito. Il Napoli tiene un settore giovanile che appare quelli presi dalla parrocchia. Giovanni ti consiglio di controllare il giornale accademico di ogni club, migliorare l'allenamento, la statistica iniziale dei giovani giocatori, visualizzare i rapporti dei giovani giocatori. La vista carriera giovanile, ok. Miglioriamola. Come costa? Miglioriamola. Ci vorrà una volta per completare la struttura. Va bene. Ecco qua.
completato il 5 agosto. Ok ragazzi, tornando a noi, tanto che si forma la struttura giovanile, torniamo alla rosa. Allora ragazzi, in questo video vi spiegherò un po' il futuro e come sarà questo nuovo Napoli. Allora, guardandolo, mi sembra la squadra resterà così com'è. Prometto che farò giocare i giovani come Zanoli, come potete vedere. Zanoli e Gaetano, giocatori come Gaetano e Zerbin. Darò più spazio a questi poveri ragazzi, anche per quanto riguarda un po' le riserve, da Siak, Barba, Davino, Gioielli, Flora e Cioffi, che sono squadre di riserve, ma sono ragazzi che non troveranno mai quello che c'è. Poi abbiamo prestito il portiere Caprio dal Bari, o Baretti, cugino di Sai, Melzoni, Paolo Runcio, Iaccarino, Vergara e D'Ambrosino e Sgarbi. Vabbè, esce Dira, che Dira volevo dire. No, Vittorio Sgarbi. Ragazzi, il nostro giocatore Lorenzo Sgarbi per il figlio di. Sembra il figlio sputato di Vittorio Sgarbi. Lasciamo stare. Allora, ragazzi, Vernata sarà a un potenziale fino a 91, ragazzi. Stupefacente, ragazzi. Questo, ragazzi, lo farò giocare. Un pochettino lo farò giocare giusto per ambientare. Non sono come Garcia che l'ha fatto debuttare dopo 4 partite. Ragazzi, allora il futuro del Napoli. Allora, ragazzi, per quanto riguarda la squadra, resterà così com'è. E qua abbiamo uno scontento. Osimhen, e già si vede tutto. Osimhen, già te ne vuoi andare e si vede dalla faccia. Allora, Osimhen è un grandissimo giocatore, ma se dovesse arrivare l'offerta giusta, tipo sui 150-80, Osimhen partirà. E quindi ragazzi, il futuro del Napoli sarà tutto inchiodato su questo giocatore, Wally Khedira. E poi prenderemo, allora poi ci saranno alcune soluzioni interne, tipo prendere giocatori dal mercato, eccetera, eccetera. Questo ragazzi sarà il nuovo Napoli, non di questa stagione ma il prossimo. Dipenderà anche cosa daranno questa stagione questi fantastici ragazzi, che questo Napoli viene da un grandissimo scudetto. E quindi, se quello che vi posso dire ragazzi è Meret, è un portiere che ovviamente nella realtà non diciamo, si perde, la maggior parte si perde in un bicchiere d'acqua. Ma penso ragazzi, dato che è in scadenza, ha 3 anni di contratto, quindi penso che l'anno prossimo partirà e penso che darà una possibilità a Elia Caprile di farsi valere, perché sarà lui il futuro portiere del Napoli. Per quanto riguarda le riserve si vedrà, perché ragazzi questi ragazzi non giocheranno mai, quindi ragazzi, non giocheranno mai, quindi l'unica via per loro è il prestito, che comincerò a fare ora, come potete vedere. Flora, Marcolino Flora, penso, sì, Massimiliano Flora e Cioffi e Barba, e poi c'è da Siak, perché ragazzi abbiamo tutto 3 portieri. Ragazzi, questi non giocheranno mai, quindi è meglio per loro che si andava a fare una bella scampagnata. E da Siak me lo terrei. E poi si vedrà. Questo, ragazzi, sarà il futuro del Napoli. Dipenderà anche da come sarà. Per esempio, Zielinski, ragazzi, guardate Zielinski. Statistiche. Voi vedete le statistiche. Statistiche, vabbè, sono normali, studio gli attributi. È bravo nella marcatura, certo, ma guarda, i rigori 61, passaggi 81, però il profilo del giocatore, raga, Zielinski ha un'età un po' vecchiotta, sui 31 anni, 30-31 anni, forse anche di meno. Allora, per me Zielinski sono due le cose, o si farà tutta la carriera al Napoli, oppure
2 anni di contratto, perché poi il giocatore, una volta arrivato a una certa età, non è più buono e quindi finisce sul mercato. E noi, chissà, prenderemo un altro centrocampista. E questo, ragazzi, per quanto riguarda, in breve, ragazzi, questo sarà il progetto. Dipenderà anche come se la caveranno e come cosa daranno in questa stagione. Voglio vedere un attimo l'email. Osimhen presenta la richiesta di trasferimento. Ragazzi, ragazzi, questo è vero. Questo è, ragazzi, tratto da una storia vera. Kvara dice che ha espresso la preoccupazione che il club non sta facendo tutto il possibile per raggiungere il pieno del suo potenziale. Abbiamo un piano a lungo termine che si farà un salto di livello. Prendiamo questo, dai, Cavara, non ti preoccupare. E qua, Osimhen, cominciamo bene. Cominciamo bene. Cominciamo bene. Osimhen ha espresso il suo grandissimo desiderio di essere inserito nella lista dei trasferimenti. Allora, ragazzi, ti aggiungo una lista e ti permetto di cambiare i club. No, non sono disposto a me. Allora, ragazzi, De Laurentiis avrebbe risposto così. Nell'imminente futuro, per questa stagione, io l'ho detto, Osimhen rimarrà e poi dipenderà dalla stagione che lui farà. Se mi arriverà una offerta di 150-180 milioni, ragazzi, non si può dire di no. E quindi il futuro, ragazzi, sarà tutto in Marocco, tutto marocchino si tingerà. Ragazzi, tratto da una storia vera, non sono disposto a venderti nell'immediato futuro. Grazie, grazie, grazie. Il monadio Simen è calato. Grande, grande, Giove. Grande, no, grande, 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 grande. Lo screenshotto pure. Lo screenshotto pure. Punire Simen. Chi lo sa? Il mercato è aperto, ma ve l'ho detto, la squadra è perfetta così. Se mi dovesse arrivare offerta irrinunciabile, ragazzi, non ci penserei 2 o 3 volte. Quindi, ragazzi, la prossima cominceremo gli allenamenti, miglioreremo un po' la struttura, perché Cavara è un poco preoccupato, vedo che va un poco preoccupato, mi sentirei triste. Quindi, che dire, ragazzi, adesso è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, bene.